Oggi voglio parlarti di una tecnica narrativa abbastanza comune, di cui ormai parlano tantissimi blog, sia di addetti ai lavori che di non addetti ai lavori, anche blog di scrittori che condividono con altri scrittori alcune delle tecniche narrative basilari quando ci si approccia per la prima volta alla scrittura. Questa, la tecnica di cui voglio parlarti oggi, è quella che è stata ridefinita cliffhanger. Il cliffhanger letteralmente è un'azione, un'attività, significa essere sospesi sull'orlo di un precipizio, quindi sai, quell'attimo prima del salto nel vuoto, quindi è un'azione anche un po' visiva, diciamo, no? Un'azione in cui se ci pensi tu comprendi proprio il significato stesso della tecnica narrativa. Il cliffhanger infatti è utilizzato soprattutto, è stato utilizzato in maniera ottima ovviamente, dei capolavori della letteratura mondiale che è Le Mille e Una Notte, insomma, quindi sappiamo come questo espediente sia stato utilizzato dalla narratrice per continuare a sopravvivere notte dopo notte fino al termine di questa bellissima opera letteraria e fino a quando la principessa Shahrazad si salva dalla minaccia di decapitazione e di morte per mano del principe. E questo escamotage, lasciare in sospeso, interrompere la storia sul più bello e passare poi a un'altra storia, è una tecnica che potrebbe anche infastidire il lettore. Per cui adesso ti spiego alcune cose, ti do alcuni consigli per utilizzare al meglio il cliffhanger, per capire se e dove vale la pena utilizzarlo, se hai scritto un romanzo in cui è necessario oppure no, e come evitare di abusarne per evitare di indispettire, il lettore, che si appresta a leggere il tuo romanzo. Il cliffhanger, allora, è appunto una tecnica in cui tu, scrittore, decidi di interrompere sul più bello un capitolo oppure un romanzo, a seconda dei casi, e questa è una delle cose di cui ti parlerò, e di interromperlo sul più bello. Quindi c'è sempre un evento molto importante dal punto di vista drammatico di cui non si comprendono le cause. Quindi c'è un'azione che viene mostrata e poi sul più bello si interrompe la narrazione e si rimanda alla puntata successiva. Ultimamente il cliffhanger viene utilizzato soprattutto nelle serie TV, che sappiamo essere uno dei mezzi più efficaci per lasciare in sospeso il lettore, in questo caso lo spettatore, e di solito si usa nell'ultima puntata della serie TV, perché sappiamo che le serie TV hanno un'epoca molto lunga di produzione, quindi prodotta in un anno, viene trasmessa l'anno in corso e poi però per la serie successiva passa magari anche un altro anno solare, quindi è necessario che ci sia un interessante evento finale che nutra, insomma, la curiosità e la voglia allo spettatore di continuare a vedere quella serie, quindi di confermare la serie per una stagione successiva. Sostanzialmente Cliffhanger è un po' una mossa furba per cercare di continuare a parlare di quella storia, sia che sia una storia che tu vedi, quindi visiva, una serie TV, oppure una storia addirittura dei giochi, insomma, della PlayStation, dall'Xbox, hanno dei cliffhanger per indurre chi gioca a comprare il gioco successivo. Quindi questa è una tecnica che viene utilizzata dove c'è sempre una narrazione, ecco, quindi è importante. E nei romanzi è una tecnica che può essere più o meno furba. Io ricordo anni fa di aver letto un romanzo che era un thriller, ora devo verificare e ribeccare il titolo perché non mi è rimasto particolarmente impresso se non in chiave negativa, in cui l'autore abusava così tanto del cliffhanger che a un certo punto mi ha stufata. Non riuscivo più a sopportare questo suo stratagemma a ogni fine capitolo di cercare di attirare l'attenzione di farmi proseguire nel capitolo successivo, perché si vedeva che era una forzatura. Quindi ecco il primo consiglio: le tecniche narrative, in particolare cliffhanger, devono essere dosate. Se diventa un qualcosa di obbligatorio o di molto frequente e non è utile, diventa solo una forzatura e la tua scrittura ne perde, insomma, diventa quasi un scimmiottare quella che potrebbe essere una bellissima storia. Quindi il primo consiglio è questo: non va abusato. Il secondo consiglio è che di solito andrebbe un po' ragionato il punto in cui inserire il cliffhanger, dove veramente mi può servire. Devi ragionare sul ritmo della tua storia e sulla dinamica della trama. Se la trama ha necessità di avere dei capitoli di passaggio dove non succede granché, ma sono necessarie alla comprensione del dramma dei personaggi oppure di qualche retroscena, qualche evento del passato che può servire a comprendere meglio al lettore tutto quello che è il personaggio a tutto tondo o alcuni eventi della trama del presente narrativo per comprendere meglio le azioni dei personaggi.
personaggi, ecco, tu fai questo lungo capitolo di passaggio e nel capitolo di passaggio si sa, non succede granché, ci sono lunghe descrizioni, lunghe parti dove ci sono magari sequenze ambientali, sequenze descrittive. Ecco, questi capitoli potrebbero far abbassare il desiderio del lettore di continuare la lettura, perché sono a volte, se non gestiti bene, dei lunghi spiegoni del romanzo e dei suoi aspetti, diciamo, minori o anche, insomma, della trama principale. Quindi che cosa succede? Un consiglio, se poi ci sono anche invece dei capitoli legati all'azione che trainano di più la storia, la fanno proseguire anche velocemente, è quello di magari inserire un cliffhanger o all'interno dei capitoli di passaggio, quindi cercare di mettere un'esca finale che faccia continuare il lettore e che cancelli un po' la sensazione di noia che magari ha percepito nel capitolo di passaggio. Il terzo consiglio che voglio darti è di pensare molto bene al tipo di prodotto che stai andando a creare. Se hai in mente una serie letteraria di un tot di romanzi fin dal principio, evita di inserire troppi cliffhanger anche all'interno dei capitoli. Cerca magari di inserirne uno enorme, grandioso, molto interessante al termine del romanzo. A quel punto, siccome sappiamo che tra un romanzo e l'altro passano almeno 9 mesi, un anno, per un discorso proprio di tempistiche, sia di scrittura che di cura editoriale, il lettore non si dimenticherà di te, si ricorderà della tua storia e gli rimarrà proprio impresso questo evento che lasci a metà e che ovviamente spieghi e riprendi nel secondo romanzo. Ho visto anche fare una cosa molto interessante, ma questa è un'arma a doppio taglio. Ho visto seminare cliffhanger nel primo romanzo di una serie, in questo George Martin è un esperto, insomma, quindi per gli appassionati del Trono di Spade lo sapete meglio di me, ecco. Seminare un cliffhanger enorme alla fine di un romanzo. Questo stesso cliffhanger poi non viene ripreso per tutto il secondo romanzo e magari viene ripreso nel terzo. Quindi questo è un rischio, perché ovviamente devi essere in grado se fai una cosa del genere. Quindi lasci in sospeso e aumenti ancora di più la tensione per sapere, per conoscere il dettaglio, insomma, la verità su quel dettaglio narrativo. Devi essere in grado poi di intrattenere il lettore per tutto un secondo romanzo con altri eventi altrettanto scoppiettanti, altrimenti il lettore si sente preso in giro e smette ovviamente di leggere il romanzo perché non trova la risposta alla sua domanda. Quindi il continuare a rimandare, un po' come ha fatto Scheherazade nelle Mille e Una Notte, è una tecnica da bilanciare perfettamente. Se c'è uno scopo dietro, un dramma principale, nel caso di Scheherazade è la stessa vita, quindi il desiderio di rimanere in vita la spinge a utilizzare questa tecnica, benissimo. Se invece è una mera e propria tecnica narrativa che tu pensi di usare al meglio per aumentare la tensione, attenzione appunto a saperla dosare, perché rischi di banalizzare quella che magari è una trama che funziona già benissimo così, senza abusare di una tecnica che è un po', insomma, facile da usare per far sì che il lettore non lasci, non molli, non abbandoni, ecco, i tuoi personaggi e le trame dei tuoi romanzi.